tac. La cosa singolare trovarsi qui. Allora, intanto cara, mi prendi troppo da vicino, mi sta, no, più non lontano, ti prendo troppo da vicino, perché c'è la scucchia e poi qualcuno dice che sembro quasi allora la scucchia ce l'hai, no, però diciamo ciò nonostante sei piaciuta ugualmente. Però insomma Pasolini è che noi tutti ammiriamo moltissimo, non è proprio quello che vuoi, no? Dici, a chi vuoi somigliare? No. Dove siamo? Siamo a Capalbio, siamo all'ultima spiaggia. Ecco quello, ecco, fammi scatenare l'odio di classe. Perché basta che leggano ultima spiaggia. Quindi tu ce l'hai con me, cioè vuoi proprio che qualcuno si scateni e dica questa strozza va all'ultima spiaggia. Ma l'ultima spiaggia quest'anno non è quella solita. Però io ti devo dire una cosa. Che avrebbero anche potuto dire ammazza sta stronza, sì. Invece non l'ha detto nessuno. Perché non lo sono, forse non sono stronza, può essere. Allora, siamo all'ultima spiaggia. Tu non ho capito oggi perché sei piombato qua, ma siamo molto contenti. Lascia perdere questo. Fa molto caldo. Noi dobbiamo fare un racconto io romano. Io volevo mettermi un costume interno e tu non me l'hai fatto mettere. Ma stai benissimo. No, di questo quindi sono obbligata. Stai benissimo. No, ma... Ma no, perché? Perché mi ciccio. Ma non hai pancia per niente. E quindi siamo all'ultima spiaggia, che nel mese d'agosto ha un pubblico totalmente diverso da quello che c'è regolarmente e che quest'anno è ulteriormente... Ma allora diciamola tutta, l'ultima spiaggia è il luogo dove vanno i radical chic. Andavano molto, Scalfari. Diciamo che all'inizio questa spiaggia, ma più o meno oramai è cosa nota, è stato un enclave di ricchi comunisti, intellettuali comunisti. Nicola Caracciolo mi ricordo. Ecco, per esempio. È morto nel frattempo. Nel frattempo è morto, però il primo nucleo era di intellettuali. A Rosa. Molto bene. Presidenti della ex presidente della Repubblica. Ah sì, napoletano. Grandi. Hai detto bene. Non volevo usare proprio quello, però non mi è venuto un altro. Facciamoci due passi. E quindi questa spiaggia, insomma, all'inizio era molto così, poi hanno costruito delle case fichissime e per noi romani della Roma bene? Abbiamo detto no. No, io mi domando una cosa, cara Franci. Dimmi. Questo è anche un po' il percorso di Bruno Cortona del sorpasso, perché siamo sull'Aurelia. Sì, ma non è mai arrivato qua però lui arriva a Castiglioncello. Perché un tempo, quando noi eravamo più piccoli, quando io ero piccola, che si faceva? Si andava molto più a Portercole, a Porto Santo Stefano, a Castiglioncello, a Puntala, e quindi questa parte qua era assolutamente inesplorata. Poi c'è stato questo inizio molto intellettuale, poi sono arrivate le attrici, le soubrette. Ma toglimi una curiosità, però io non riesco a vedere nulla di letterario al momento. Allora, adesso proprio non c'è nulla, l'unica cosa letteraria qui sei tu oggi. No, io. Sì, però la verità, non c'è molto altro di letterario. Cioè non vedo. No, quando dico letterario anche di cinematografico. No. A parte te. Io oramai sono una diva del telefonino, diciamo. La diva del telefonino. La famosa diva. No, del ma piaci molto. Piaci molto. A parte qualcuno che ritiene che io ti sbavi dietro. Dice, sbavi dietro a queste stronze. Quindi stronzo è uscito fuori alla fine. Ma da una persona sola. Che nessuno aveva detto che ero stronza. No, nessuno nel... Cerchiamo no, perché di... il terrore dell'altro video era quello. Arriveranno, tutti diranno questa stronza, diranno, eccetera. Sta stronza, Savole... che vuole. No, questa stronza è Savole Scobà. E mi hanno detto che addirittura, diciamo, faccio un'immagine, do un'immagine pietosa. Mia? Io. Ah, tu!
solito uomo. Solito uomo. Che sì. corre dietro le donne, questa che ci avrà. Questa che ci avrà. Che ci avrà questa? In effetti. E poi quella ha detto, sembra Pasolini. Sì. E perché? Ma te l'avevano mai detto? No, nessuno. Quindi è la prima volta. Perché ho un po' di scuffia, ma Pasolini no. Cioè poi voglio dire, mi piaceva più l'abbinamento vicino a Carla Bruni, che certo non no, è. No, scusami. Pasolini scucchia più occhiali scuri. Più occhiali scuri. Perché Pasolini scuro... aveva sempre tendenzialmente gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole ce l'hanno avuti tanti, diciamo, hanno fatto. No, lo so, camminiamo, camminiamo. Camminiamo. Allora, camminando ci sono cercato di niente. Perché poi è cambiata molto anche, sai, nel frattempo c'è stato tutto un cambiamento in atto, un po' Covid. E un po' perché hanno aperto altri due posti, di cui il famoso La Macchia, dove parte del Radical Chic, più chic che Radical, si sono trasferiti. Dove? Ed è molto. Ed è più in su, dall'altra parte. I Radical Chic sono andati lì. No, più chic che Radical, nel senso non tanto intellettuali, quanto oramai sai che c'è un pubblico anche di milionari, di grandi imprenditori. Ho capito. Che vengono però, qua anche solo per i weekend. Però a parte te, diciamo che sei. Che sono? Che sono? Che cavolo? Che stai cercando di dire? Diciamo, dai, illumini questo luogo. Sì. Io non ho la sensazione che sprizzi molto Eros questo luogo. No, diciamo che non sprizza Eros per niente, ma non questa spiaggia, questo litorale che un tempo invece è che stato. Libro c'è lì? Che libro c'è? Francesco Piccolo addirittura. Ah, però vedi, sarà contento. Allora, questo mi è piaciuto molto, l'hai letto tu? O non sei un fan, sei uno contro Francesco, questo qua è molto carino. Ecco, io insomma, sai che ho fatto una volta, io sai che non sono, sono timida, non rompo. Che hai fatto? Sono andata ad un fan, cioè c'era Francesco Piccolo e tanto ero entusiasta che ho letto anche quello sulla felicità, insomma quei momenti, no? Che sono andata con moglie lì che non ha. Dirgli guarda io sono una tua fan, come che lo faccio mai? Io non l'ho mai fatto laico al di là della mia opinione e mi piacciono un sacco i tuoi libri, te lo volevo dire. Allora c'è stato un attimo di imbarazzo e lui poi ha detto grazie ovviamente, però insomma direttamente non era attesa questa però dichiarazione. È significativo che ci sia un libro di Francesco Piccolo in questa spiaggia? È consostanziale a questa spiaggia abbastanza, sì. No? Abbastanza. Chi altro ci metteresti di abbastanza? Ma in questo momento ci metterei quella che è morta. La Valeri? La Valeri. La Valeri. E tu invece ti ho visto che c'hai Woody Allen. Io mi sto leggendo Woody Allen che non avevo letto e che comunque, forse da stronza dirlo, ma insomma no, io adoro Woody Allen. Anche in TV, vedo che ti piacciono sempre le ragazze. No, sto mostrando il litorale. E poi, se tu guardi in fondo questo grande distanziamento, in realtà non c'è. No? Non mi prende proprio la vicina. No, allora, ti prendo da lontano. Allora. Sto cercando di dare un taglio epico anche a questa nostra passeggiata. E beh sì, da Piazza di Spagna. Dov'era poi? Abbiamo fatto Piazza di Spagna, abbiamo fatto Via dei Coronari, che sì, secondo me è stata una passeggiata molto carina, e adesso ti ritrovo a Capalbio sulla spiaggia, dove forse non riusciamo a dare proprio il meglio di noi. No. Perché diciamo, non so se c'è quella poesia che invece abbiamo trovato in quelle. Allora è vero? No, volevo mostrare che ecco. Come sei longilinea. Sono longilinea. Stai bene. Insomma. Mi piace poi la medaglietta miracolosa. Ah, questa. Fatti Bravo ce l'adoro. Beh, lei è Fatti Bravo, infatti. Anche questo è vero. Diciamola bene com'è la cosa. Quindi abbiamo detto, insomma, è un po' cambiata la. E qua invece c'è la dogana, che è l'altro posto dove una parte del pubblico si è ma trasferito. Noi non dobbiamo parlare come se fossimo la Proloco, noi dobbiamo restituire cosa vogliamo restituire questa volta? Un pezzo di mondo
che non c'è più, però dell'estate, del Ferragosto imminente del 2020. Il Ferragosto del 2020 è un po' diverso intanto degli altri. Ma domani che fate? Fuochi d'artificio? O ci mangiamo i pomodori con le patate al forno. Vi vestite da Francesco Piccolo. Vedi come sei snob? Vi mettete la barba di Francesco Piccolo domani. Ci mettiamo così. Ma no. Non è male come no. Ipotesi. No, sarà secondo me un Ferragosto molto ordinario, se si può usare questo termine da stronza, nel senso che non succederà nulla domani, saremo tutti in spiaggia tranquilli. Abbiamo avuto delle estati migliori, dai. Certo, diciamo, chiudiamo su questa frase. Sì, abbiamo avuto delle estati molto migliori. Ma secondo te è più giusto dire molto migliori o assai migliori? Migliori assai? Ti piace? Andiamo così? Andiamo a comprare? Cammini. Ma dove vai? Dove vai? Non fare la timida. Ce la faccio di... la giri da sì. Dai, riprendiamo il mare. E allora riprendiamo il mare, come dici tu? Ah, quanti... Sai cosa diranno? Diranno cose greci di me. Sì. Dice, vedi... Sono scemo. No, dice... Fa il primo piano del mare, ma in realtà pensa a scopartela. Questo diranno. Ridi. Pazzo.